Ultimo giorno del 2021, tempo di bilanci, vediamo anche cosa ci aspetta nel mondo droni nel 2022. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Siamo arrivati al 31 dicembre del 2021, anche quest'anno è finito. Ci tenevo oggi con voi a fare un bilancio di come è andato questo 2021 e di parlarvi dei droni, soprattutto dei droni che arriveranno nel 2022, a partire proprio dagli inoffensivi. Il 2022 spero proprio che lo vivremo assieme, quindi se non fate ancora parte della mia comunità iscrivetevi, basta cliccare qui sotto e cliccate anche sulla campanella, così sarete sempre aggiornati dell'uscita dei miei nuovi video. Ma parliamo di questo 2021, ci sono state tante uscite a partire dal DJI Air 2S, un drone fantastico, camera con sensore da un pollice molto luminoso. Io sono davvero innamorato di questo drone, anche se il primo incontro non è stato dei migliori. Vi ricordate il crash nel boschetto? Quest'anno abbiamo visto poi il DJI FPV, un drone che qualcuno ha definito flop, ma in realtà a chi lo sta utilizzando sta dando tantissime soddisfazioni. È un ibrido, si può volare anche in acro, ma con gli aiuti in caso di emergenza, sto parlando soprattutto del ritorno a casa automatico, con questo drone si possono davvero fare long range. Non è un drone nato per il freestyle volando in acro, ma dà tantissimi vantaggi, soprattutto i visori Google della DJI digitali, un'esperienza di volo incredibile. Quest'anno sono usciti anche dei piccoli droni sotto i 250 grammi, tecnicamente avversari del DJI Mini 2, che ha fatto per un anno buono da padrone incontrastato del mercato degli inoffensivi, con tutti i vantaggi che hanno gli inoffensivi. Non serve il patentino per utilizzarli, possono volare anche in scenari urbani su persone non informate, mai assemblate. Stavo parlando dei droni usciti quest'anno, Fimi X8 Mini e Zino Mini Pro. Quest'ultimo sta facendo dei passi da gigante con gli ultimi aggiornamenti, lo vedremo nei prossimi video. Ha comunque una camera con sensore di tutto rispetto, un sensore più luminoso di quello del DJI Mini 2. Per quanto riguarda il Fimi X8 Mini, mi sono trovato benissimo nell'utilizzo, ma la camera non è delle migliori, c'è effetto vignettatura. Su quello non ci siamo ancora per quanto riguarda la Fimi, questo ovviamente è un mio parere. Per quanto riguarda il DJI Mini 3, se ne è parlato tanto quest'anno, ma ve l'ho sempre detto, non sarebbe uscito. Quello che è uscito invece era quello su cui la DJI si stava concentrando ed era il Mavic 3, un drone con una camera favolosa. Purtroppo sappiamo che per ora è meglio non affidarsi ai sensori antiostacolo, però come camera pazzesca, ho fatto delle immagini in condizioni di scarsa luminosità in notturna che anche queste vi porterò a breve sul canale. È stato un anno anche di grossi cambiamenti, siamo partiti col 1° gennaio 2021 in cui è entrato il nuovo regolamento europeo. I nostri droni sono diventati UAS, tutti i droni senza marcatura di classe si trovano nelle open categories in base al peso e queste saranno probabilmente prorogate fino al 2024, il 1° gennaio del 2024. Staremo a vedere, perché tutti i droni sopra i 250 grammi senza marcatura di classe, quando decadranno le open limited category, andranno in A3. Vedremo anche il discorso retromarcatura. Sono convinto, e ve l'ho detto quest'anno, che droni soprattutto come il Mavic 3 avranno la retromarcatura. Lo ha detto anche un responsabile DJI nel forum. Bisogna vedere se bisognerà passare da un rivenditore per far apporre questa marcatura. Staremo a vedere. Vi sto facendo un po' un panorama di quello che vedremo nel 2022. Mi raccomando, iscrivetevi. Torniamo al discorso regolamento. ENAC sappiamo che ha i suoi tempi. Fino all'anno scorso si registravano i droni. Non è più necessario registrare i droni.
dal gennaio di quest'anno con regolamento europeo, l'unico che si deve registrare è l'operatore e apporre il QR code operatore UAS sul proprio drone. Ci si registra su DeFlight. Il primo anno dovete fare un abbonamento da 6 euro per far generare questo QR code. Tanta polemica all'inizio dell'anno su questa obbligatorietà o non obbligatorietà dell'abbonamento, l'abbiamo sviscerata strabene, andate a vedere i video. Altra novità importante del 2021, come non ricordarla, finalmente non c'è più il divieto di sorvolo delle coste da giugno a fine settembre. Quello era un divieto per gli aeromobili con equipaggio a bordo, è una legge vecchia, l'abbiamo sempre detto, finalmente l'hanno recepito. Quest'anno su DeFlight non avete visto la linea rossa di costa. I nostri droni sono diventati aeromobili circa 2 anni fa, ma non possono essere equiparati ai Boeing 747. Capite bene che non sono la stessa cosa, una categoria nuova, quelli degli UAS, e noi abbiamo le nostre regole. Mai volo su spiagge con assembramenti. Abbiamo le nostre altezze, abbiamo le nostre zone rosse, gialle, arancioni e blu che sono indicate sulle mappe di DeFlight, noi dobbiamo seguire quelle altezze. Quindi vedete che è successo anche qualcosa di importante e positivo nel 2021. Restiamo sempre sui regolamenti, anzi sugli attestati. Se il 2020 è stato l'anno dell'attestato A1 o A3 per pilotare droni da 250 grammi fino a 25 kg, quest'anno è stato l'anno dell'attestato A2 con tutte le polemiche del caso. Gli attestati possono essere presi anche in altri stati membri EASA. A settembre vi ho parlato di Drone Class tramite la Drone Next, è uscita una polemica assurda, ma in tantissimi hanno avuto la possibilità di fare questo attestato, gli è arrivato, è valido in tutti i paesi EASA. Come non ricordare il video poi in cui vi ho parlato di droni sotto i 250 grammi come il Mini 2, che quando decadranno le Limited Open Category dovrebbero essere declassati in categoria A3. Comunque non preoccupatevi, dopo anche il mio video EASA per bocca dell'ingegner Di Rubbo sta lavorando per sistemare questa cosa. Credo che sia stato solo un buco normativo, ma quando ho fatto il video sono stato fortemente attaccato, ma avete visto che avevo ragione, e solo sollevando i problemi si possono cercare e trovare, speriamo, soluzioni. In merito a questo voglio leggervi un commento che mi è stato fatto sotto il video, è un commento bellissimo, i commenti cattivi preferisco dimenticarli. Lo ha scritto Francesco Giorgioni. Parlo da possessore di Mini 2, ma soprattutto da giornalista professionista che ha lavorato nelle redazioni per una vita. Avevi il dovere, prima ancora che il diritto, di rilanciare quell'informazione. Se le tue fonti l'accreditavano, come ragionevolmente vera. Un uomo di comunicazione deve anche sapersi prendere dei rischi, che sono sempre preferibili a reticenza e omertà. Non sarà qualche critica a toglierti l'autorevolezza che ti sei meritatamente conquistato. Grazie Francesco per questo messaggio che condivido appieno. Vi assicuro che non è semplice, comunque, da un punto di vista umano, avere tanti iscritti e correre dei rischi. Il risultato a volte è che sei al centro dei commenti di tantissime persone, tantissimi gruppi Facebook. Non siamo tutti uguali, ci vuole davvero un carattere forte. Ma parliamo adesso di droni, torniamo a parlare di droni e parliamo di 2022. Partirà col botto, ragazzi. A brevissimo, quindi domani o dopodomani, mi arriva l'Autel Nano Plus, la versione premium. È una sorta di combo, quindi è più accessoriata, con anche la borsa e batterie aggiuntive. Il Nano Plus, quindi la versione non base ma Plus, ha un sensore da 0,78 pollici. Ha sensori anticollisione avanti, dietro e sotto. La nuova era degli inoffensivi, questo sì che rischia di essere il killer del DJI Mini 2. Ma non temete, anche la DJI non è ferma e uscirà il DJI Mini 3. Dalle ultime informazioni che vi ho portato anche sul canale, nel mese di aprile è uscita questa foto del solito Osita LV in cui si vedono altre caratteristiche del DJI Mini 3.
a partire dal peso ovviamente che resterà sempre sotto i 249 grammi, scheletro in fibra di carbonio, eliche più grandi, minuti di volo in più rispetto al Mini 2, vi ricordo 31 minuti, potremmo andare verso la durata di volo del Mavic 3, quindi 40 minuti, forse anche di più. Sensore come l'Autel Nano Plus da 0,78 pollici, un sensore più grande che può prendere più luce. E poi sensore anticollisione davanti, dietro e sotto. Sarà un piccolo DJI Mavic 3 perché la forma è presa proprio dal Mavic 3. Anche la stessa batteria dietro sembra identica, si inserisce nella parte dietro e sopra avremo l'USB-C, il tasto di accensione e i LED. Abbiamo poi il mainframe all in one, quindi tutto, la IMO e tutte le altre parti sulla stessa scheda madre. Il Mavic Mini e poi il Mini 2 hanno fatto un successo incredibile, il Mini 2 è meglio del Mavic Mini per un discorso di connessione e soprattutto di potenza dei motori, il Mavic Mini qualche problemino di atterraggio forzato l'ha avuto. Per questo motivo tanti possessori di Mini 2 stanno aspettando l'evoluzione ed è un punto di domanda davvero, come funzioneranno i sensori sul Mini 3. Sul Mavic 3 lo abbiamo visto purtroppo. E poi l'Autel Nano, vi ho detto, fra due giorni iniziamo alla grande il 2022. Non solo droni, poi ci sono altri prodotti della DJI, proprio con delle immagini che abbiamo visto di Osita, in uscita a breve. Se guardiamo la solita tabellina, DJI Pocket 3 era prevista o è prevista per novembre, ma se l'immagine che state vedendo non è della Pocket 3, allora sarà solamente uno stabilizzatore in cui si andrà a collegare la nostra DJI Action 2. La forma è proprio quella, quindi staremo a vedere, non mi sono soffermato più di tanto nella lettura, nella traduzione di queste immagini messe da Osita. Osita dice solo DJI Action 2 più DJI Pocket 2, punto di domanda. Staremo a vedere, andiamo sempre a guardarci la tabellina, mese di luglio FPV Mini, magari ci fosse un DJI FPV sotto i 250 grammi che sfrutta i visori Google della DJI. Mese 9 settembre Inspire 3, il drone top a livello professionale cinematografico della DJI. Tanta roba ragazzi, mi sono soffermato ovviamente sui droni più attesi, Autel Nano, DJI Mini 3 e DJI FPV Mini. Ci sarà da divertirsi. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, siamo arrivati alla conclusione anche di quest'anno. Vi ho detto all'inizio, tempo di bilanci. Voglio davvero ringraziare tantissime persone, spero di ricordarmele tutte. Parto con mio amico Marco Rapola dell'Aeroclub di Benevento e Giovanni, con cui ho trascorso un'estate fantastica in un posto meraviglioso, la costiera amalfitana, posto dove vivono. Ringrazio Jacopo di DJI Italia per la nostra collaborazione, ringrazio gli amici di GoCamera, Antonio Zenzola di Droni Sport, Personal Drones che mi ha permesso quest'anno di provare il DJI FPV e portarvelo sul canale, Gabriele Turci di Drone Next. Ringrazio tutti quanti hanno partecipato alla mia rubrica del tubo, dove i protagonisti siete voi, andrò avanti anche nel 2022. Ringrazio gli amici che hanno partecipato alla rubrica 4 chiacchiere, partendo dal mio amico Stefano Orsi di Dronezin, un saluto anche a Luca Masali, arrivando poi a Nils, a Frank Citro, agli Sky FPV, ai bambini della scuola dell'Istituto Salvemini, come non posso ringraziare tutti gli amici del gruppo dronisti Monza Brianza, Dante, Francesco, Marco Cariboni, Marco Corti che mi ha fatto provare e abbiamo visto quest'anno i video grazie a lui dello Skydio 2, Daniele Oscarato di Quadricottero News, Giovanni Falcong, video fantastico, volo con i falchi, volo con i droni. Ringrazio tutti quelli con cui ho collaborato, Gianni di Filmora, quelli della Drone Mask, un prodotto fantastico, questi visori che ci permettono di pilotare ogni drone con qualsiasi applicazione.
andate a vedere i miei video. Ringrazio Giulia di Insta360, Insta360 che sta facendo una dietro l'altra dei passi da giganti sulle sue camere. Passi da giganti anche miniaturizzati, perché l'Instago 2 quest'anno è stata una camera rivoluzionaria. Come non ringraziare poi i miei super amici Luca Conzadori, Marco Ghiglione, Angelo Anastasio con i suoi video fantastici di Amalfi, la città in cui vive, Riccardo Piras che ci ha regalato un video favoloso in Antartide, Mauro Tandoi, stiamo vedendo i suoi video corsi anche qui sul canale per l'utilizzo di DaVinci Resolve. Quest'anno ho fatto anche uno dei voli più emozionanti e adrenalinici della mia vita a City Life a Milano dopo aver chiesto i permessi, quindi ringrazio Vincenzo e Giacinto. E poi Francesco di Bito Music. Oggi è l'ultimo giorno con cui potete sfruttare una super occasione, 40% di sconto, potete acquistare anche singole canzoni, andate, ascoltatele, ascoltate l'anteprima, acquistatele, mettetevele via, così le utilizzerete nei vostri video. Trovate il link in descrizione con anche il coupon sconto. Ringrazio la Nisi, la Nisi Italia, la Freewell, la Pigitech, i miei amici Claudio Sim e Maurizio Barberis che mi hanno fatto passare un weekend favoloso a Rapallo, lo trovate sempre nei video. Davide FPV che ho visto all'opera al circuito di Cremona, un asso. Concludo poi ringraziando e augurando buon anno al mio amico Paolo di Record Moda, ormai collaboriamo da un anno e mezzo nella produzione del mio shop, le magliette, le card del patentino, le skin per i droni. Trovate anche di questo il link in descrizione, potete andare a vedere tutti i prodotti Andrea Pinotti sul sito Record Moda. Di sicuro mi sarò scordato qualcuno, faccio mea culpa, io ringrazio tutti gli amici del tubo, così vi prendo tutti. È stato un anno fantastico per il mio canale, sono cresciuto tantissimo, siamo cresciuti assieme in realtà. Andiamo avanti così anche nel 2022, avete visto che gli argomenti, soprattutto i droni, non mancano. Vi auguro davvero un felice 2022 a voi e alle vostre famiglie, un anno ricco di felicità, un anno ricco di voli. Noi ci vediamo l'anno prossimo, ragazzi. Ciao!